ladri acrobati a casa della famiglia Tubino, a San Raffaele Cimena, nel Chivassese. Poco dopo le 18 di martedì 19 dicembre, tre malviventi con cappellini in testa, il volto coperto con delle calze e uno con una mazza da baseball in mano, sono entrati nel cortile della casa, scavalcando il cancello sul retro dell'abitazione. I cani hanno abbaiato, ma i ladri li hanno cacciati a malo modo, colpendone uno sul muso con la mazza. Praticamente indisturbati, due ladri sono entrati in casa, mentre uno è rimasto fuori a fare da palo. Si sono subito diretti nella camera da letto della coppia, dove hanno rovistato tra cassetti e la carina armadio, probabilmente alla ricerca di denaro e di effetti personali. Alla fine hanno rubato solo un profumo e dell'intimo. In casa non c'era nessuno. Il primario dell'ospedale di Chivasso, stimato professionista da anni nell'equipe della Juventus, era via. La moglie Clara Marta, consigliera comunale di Forza Italia, era impegnata in consiglio comunale a Chivasso, mentre i tre figli erano fuori. I malviventi se ne sono andati a bordo di un Audi blu. Mi è successo questo episodio sgradevole, sono andati i ladri in casa. E non sono l'unica, purtroppo, che in questo periodo sta vivendo queste esperienze terribili di violenza e a volte anche violenza fisica. Leggendo sui giornali succede anche questo. E quello che mi sento di fare in qualità di consigliera comunale, quindi rappresentante delle istituzioni, è quella. Innanzitutto tutti noi cittadini, ma tutti, dobbiamo essere molto più attenti anche ai vicini di casa, quindi prestare attenzione a tutti, fare rete, fare sinergia e passarsi qualsiasi minima informazione. Questo indubbiamente può fare veramente forza. In secondo luogo, quello che è importante è proprio un bel team di lavoro, anche di sinergia tra il Chivassese, quindi tra tutti i comuni del Chivassese e le forze dell'ordine, per fare un presidio continuo affinché questi fatti di cronaca nera, terribile, brutta non avvengano quasi più, perché più è difficile, ma quasi più si può arrivare. Grazie.